a tutti, lui è Luigi e lei Sophie, e insieme siamo in me contro te. E come vedete ci troviamo a New York. Le strade sono giganti, sembrano delle autostrade, guardate, c'è un sacco di corsie. E per andare da un punto all'altro a New York bisogna fare chilometri, talmente grande. E un'altra cosa incredibile è che tutti i palazzi che vedi sembrano i palazzi del film di Spider-Man, sembra di essere dentro un film. Cioè io a un certo punto immagino che passi Spider-Man con le ragnatele che fa... Ma quella signora sta ballando per strada, cosa sta facendo? Lui, ma fagli salutare, ma... È una poliziotta! Sta dicendo alle macchine se passare oppure no. Ma lo sapevo, stavo scherzando. Ok. Ma questi giorni sono stati incredibili, abbiamo fatto un sacco di cose. Siamo anche stati a Central Park, il parco più grande di New York. È bellissimo perché all'interno vivono gli scoiattoli. Li abbiamo incontrati. Lui, ma li vedi? Sono ovunque. Gli scoiattoli? Sono ovunque, lui. Sono ovunque. E che sono velocissimi. Ed ecco il tempo di vederli che scappano. Aspetta, il mio radar di scoiattolo. Ma non esiste il radar di scoiattolo. Le. Ci sono gli scoiattoli lì. Qui ce ne sono veramente tantissimi. Come fai a non vederli? Sei cieco? Aspetta, li ho visti. Ci sono veramente. Guardate qua. Guardate, questa è la coda. Aspetta, ma non è che è un topone? No. Topo no. Topo no. Sei scoiattolo carino, piccolino. Se è topo, corro. Scappa. Da dietro, Sofì, andiamolo a prendere. Vai, 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 accarezzalo, accarezzalo. Ma che dici? Dai, ma no, momento per accarezzare uno scoiattolo. Oh, accarezza lo scoiattolo, mamma mia. Ma tu lo capisci che hanno dei dentoni. Guardalo, si sta mangiando le noccioline. Oh, è scappato. Ti hanno visto e sono scappati, lui? Bravo, complimenti. Secondo me si possono accarezzare. Uso la tecnica della finta nocciolina. Se mi metto la mano così che sembra che ho le noccioline, loro lo sanno. Ma sei un mostro. Guarda, guarda. Mano nocciolina. Ha una mano nocciolina. Una mano nocciolina, guarda, ci metto. Si sono allontanati tutti. Ma poi siamo anche stati a pattinare. E non in una pista di pattinaggio qualunque, in quella più importante di tutta New York, a Rockefeller Center. Sì, vabbè, adesso fa tutta la coraggiosa, siamo andati a pattinare, a pattinare. Ma non lo voleva neanche fare, infatti l'ho dovuta costringere. Sì, infatti, sono stata bravissima, proprio una pattinatrice professionista, guardate. Come mi hai convinto, lui, come mi hai convinto, io non lo so. Mi ritrovo con questi pattini. Sto andando a pattinare sul ghiaccio, ma come sapete, io a stento cammino senza cadere, quindi immaginatevi sul ghiaccio. Sto portando la carciofina a pattinare. Siete pronti per vedere le sue cadute? Cadrò sicuramente. Però ovviamente siamo al Rockefeller Center, una delle più famose piste di pattinaggio sul ghiaccio, per cui era impossibile non provare. Dai dai, intanto voglio vedere come arrivi alla pista che è là fuori, allora, con qui, quelli. Fin qui è abbastanza semplice. È come camminare sui tacchi, però come se avessi il tacco per tutta la pianta del piede. Quindi basta fare così. È andata, è partita, ragazzi. Via via via. Ecco la pista. Sofì, sei pronta? Aiutatemi! Dai, dai, il tuo momento! Ti ha detto sì! Oh cavolo, ormai ho pagato il biglietto, devo andare! Dai, sei per sciare nella pista da sci più famosa del mondo, dai! Pattinare, lui non è pista da sci! Vabbè, è uguale, dai, questo è importante! Aiuto, aiuto! Ragazzi, dovrò raccogliere Sofì da terra! Vai, vai, dai, dai! Dai, ma cos'è? Un muflone? Che animale sei adesso? È partita! Si scivola! E per questo è partita, servono quelli lì! Ne faccio da davanti! Beh, io rido, ma neanche io li so usare. Mamma mia, sto scivolando pure io. Sono tutto ok? Senti chi parla, come se tu fossi bravissimo. Certo che io neanche so pattinare tanto bene. Cioè, comunque, la prima volta è la mia vita. Però mi sto lanciando all'avventura. Dov'è Sofì? Dove l'abbiamo lasciata? Dai Sofì, ce la puoi fare, io credo in te. Dai, staccati da lì. Vieni qua. Ok, si è staccata, ragazzi. Si è staccata. Tieni la mano, non il dito, che se cadi me lo stacchi. Dai, ragazzi, sto migliorando. Ho fatto un bel pezzettino, sempre tenendomi. Però secondo me devo fare pratica. Non è che uno arriva e viene qui e fa le acrobazie, le piruette. Bisogna pian piano prendere un po' di confidenza. E forse un giorno, lontano, ci riuscirò.
abbiamo visto Times Square, la piazza più famosa di sempre, con tutti i cartelloni pubblicitari super illuminati. Siamo a Times Square. Devo dire che c'è molto freddo, ci saranno 3 gradi. Ci sono tutti questi cartelloni pubblicitari ed è veramente un delirio. Ci sono un sacco di persone da tutte le parti del mondo. Che sono tutte queste biciclette? Con la musica. Biciclette con la musica, da fa? Credetemi se vi dico che sembra di essere tipo in una città del futuro. Sembra di essere alle giostre. Siamo stati al museo e Sofia ha cercato di fare un colpo grosso. Già. Proprio come Lupin. Ovviamente il nostro è anche un viaggio culturale. Infatti dove siamo, cara Sofì? Al Museo MoMA, uno dei musei più importanti di tutta New York. Già, e siamo qui? Per rubare un'opera d'arte. Ma che dici? Noi ruberemo un'opera d'arte e ce la porteremo a casa, come nei film. Ma non puoi mica rubare un'opera d'arte in un museo? Diventiamo miliardari. Miliardari con un quadro? Non è possibile. Ragazzi, guardate, ci sono tantissimi quadri e opere d'arte un po' strane. Ovviamente sto scherzando, non voglio rubare niente. Assolutamente non si ruba. Ovviamente qui ci sono anche dei quadri tra i più famosi del mondo. E sono super curioso di vedere un quadro che praticamente ho sempre visto tutta la vita nei libri di storia dell'arte. Quanto vale questo quadro? Non lo so, e comunque non lo puoi rubare. Quindi andiamolo a cercare. Cavolo, ci sono telecamere ovunque. Il mio piano è saltato. Non ci posso credere, se l'abbiamo trovato, è il quadro più famoso del mondo. Non è il più famoso del mondo, però è di Van Gogh, l'abbiamo visto un sacco di volte nei libri. Guardate qua ragazzi, è proprio quello, è quel quadro lì. Scusi la testa, potrebbe un attimo, scusi, ok grazie. Cioè avete capito, è quello che c'è in tutti i libri di storia dell'arte. Sono cresciuto una vita a guardare questo quadro, finalmente l'ho trovato. E adesso vogliamo parlare di quando mi hai fatto quasi perdere, eh? Ho rischiato di perdermi a New York per colpa tua, lui, tutta colpa tua. Potevi essere come mamma, ho perso l'aereo? Sì, sì, certo, al massimo mamma ha perso la barca. Perché questo signorino doveva fare una cosa: controllare quando partiva la barca per andare a vedere la Statua della Libertà. Ma non solo ha sbagliato, ma poi mi ha fatto salire in una barca che andava in un'altra destinazione e non sapevamo come tornare. È stato un incubo. Cosa avevi letto? C'era praticamente questa insegna che diceva: prendi le mani su, dai un bacio a chi è venuto, bacino scendi giù. Ah, Sofì, non so come spiegartelo, ma credevo stavamo andando a vedere la Statua della Libertà col battello, ma la statua è lì e noi ci stiamo allontanando, non so dove stiamo andando adesso. Che cavolo di nave mi hai fatto prendere? Non lo so ragazzi, siamo in una nave. Ma non stiamo andando nella Statua della Libertà. Guardate lì, è lei la statua. E noi non ci stiamo andando. Ok, stiamo tornando praticamente in Italia con la nave. Sofì, un tantinello arrabbiata perché non siamo ancora arrivati. Noi ci troviamo al momento qui, siamo questo puntino blu nel mare e stiamo andando in questa direzione qui, tipo St. George. Siamo partiti da New York e abbiamo superato la Statua della Libertà e siamo in mezzo al mare. Tra un pochino arriviamo. Io sono senza parole perché comunque ti avevo detto di controllare. Cosa hai visto tu su internet quando l'ho detto di controllare? Perché mi hai detto che questa nave portava la Statua della Libertà? Perché sono pazzo! Ci stiamo rimbarcando in un'altra barca! Sinceramente non ho idea se torneremo a casa, ma spero di sì. Credo tanto che quella sia New York! Arrivati! Sani e salvi, è stata una bella avventura? No. Okay. Ma comunque la nostra avventura qui a New York per il momento si conclude qui. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Ciao!